Guarda, Beppe Grillo, guarda come mi devo alambiccare per fare un video. Io, che sono stata imprenditrice e non mi sono suicidata nel 2004 davanti alla banca, guarda, adesso non ho neanche un tablet, un computer che funziona. Devo fare i salti mortali. Perché ho una mente divergente e cerco di trovare una soluzione per fare un video, Beppe Grillo, sulla programmazione neurolinguistica con la quale stanno lavando il cervello ai tuoi concittadini. Beppe, tu stai in villa sulla collina di Sant'Ilario e hai tutto il golfo davanti ai tuoi occhi, il parco, la piscina. E probabilmente, oltre alle telecamere, avrai anche i droni per controllare che nessuno ti venga a cercare. Guarda, Beppe, la vergogna più grande di questa città sei proprio tu. Ora ascolta, Beppe, mi faccio in quattro per spiegare alla gente che cos'è la programmazione neurolinguistica, Beppe. Eh già, l'altra volta. Non sono riusciti a farmi suicidare quando ho dovuto chiudere bottega, ma stavolta, vedrai, voi ce la fate, voi ce la fate. Sai, Beppe, a differenza di Burioni, io della morte non ho paura. C'è stato un tempo in cui Genova era la superba, oggi è la serva, la città dove vengono applicate con diligenza dalla popolazione tutte quelle assurdità che altrove generano giusta collera. Genova, dove già prima della pandemia l'economia era in ginocchio grazie al crollo del Ponte Morandi. Dove vivere è uno schifo. Solo ad un nemico potrei augurare di vivere a Genova. Una punizione peggiore della morte. E i genovesi zitti non mugugnano neanche più. Neanche alla movida, nelle serate di fine settimana, nella calda estate del centro cittadino si reagisce. Quando avevo il mio negozio nel centro storico ed ero aperta la sera dei weekend, dovevo pure avere una persona che mi aiutasse a gestire l'abuso di alcol e la protezione del negozio. Dovevo evitare che la gioventù alterata dai fumi dell'alcol mi creasse problemi. Rimpiango quei tempi, quando le strade erano così piene di giovani che era difficile persino farsi strada tra la folla. Oggi solo i figli dei ricchi si possono permettere un aperitivo a 6-7 euro a bicchiere. E i figli dei ricchi non hanno collera e quando ce l'hanno hanno anche l'avvocato di famiglia che li leva dai guai se fanno casino. A Genova il sindaco Bucci parla ai giornalisti e non ha più bisogno di scrivere, protocollare, rendere pubbliche le ordinanze. Basta la sua parola. E tutti eseguono, senza fiatare, senza farsi domande. I vigili urbani, pagati dalle tasse dei solerti, ben pensanti cittadini, fanno solo controlli ai negozi, intimidiscono la cittadinanza, distribuiscono locandine, negozio per negozio, a migliaia, pagate dalle casse comunali. Dove sono ben applicate le tecniche della programmazione neurolinguistica. Tecniche di manipolazione ben note a una come me che sa cosa e come funziona la PNL. I vigili urbani, la municipale, non controlla più che venga applicato il codice della strada. Che vengano applicate le ordinanze del sindaco sulla derattizzazione, l'agibilità dei marciapiedi. No, tutte le forze sono dedicate a schiacciare la popolazione con una pandemia che è finita. E non lo dico io, lo dicono
i virologi, che sono dispiaciuti per la morte del virus, si rammaricano che purtroppo, senza contagi che conducono alla morte, non si può fare il vaccino. Così, ecco, dopo le pubblicità del disinfettante per mani che proclama, grazie sempre alla manipolazione della programmazione neurolinguistica, che il distanziamento è un atto di amore. Ora, come vedete nella foto, nella prima foto di questo video, il messaggio PNL trasmesso è: solo chi porta la mascherina è affidabile. Come vedete nella foto, ci sono volti di giovani e giovanissimi, gli innocenti, con mascherine di fogge accattivanti, frasi ad effetto inconscio, con cui si immette nel cervello della gente un pensiero apparentemente positivo, che in realtà veicola un pregiudizio. Chi non mette la mascherina non deve avere spazio. Non deve avere la fiducia di nessuno. In ogni fermata dei mezzi pubblici, che abbia una pensilina, che abbia un posto a sedere al coperto, perché appunto, mentre aspetti l'autobus, puoi leggere, rileggere, e leggere, e rileggere, e leggere ancora, in modo che sia programmato il tuo cervello. Il cervello dei poveri, ovviamente, di quelli che non hanno né l'automobile né i soldi per il taxi. E la seconda foto lascia intendere che chi indossa un camice bianco sia affidabile, che indossare la mascherina sia avere cura degli altri. Poco importa se in realtà i personaggi fotografati siano solo precari, co-co-co, pagati a partita IVA 30 euro, magari a nero, per farsi quella unica foto. Poco importa se la RAI, il servizio pubblico, paga 2.000 euro l'ora il virologo superstar che diffonde il panico ancora adesso che sono passati oltre 3 mesi e il virus è morto. I camici bianchi hanno sostituito le tonache nere del prete. La scienza al servizio dei miliardari profitti delle multinazionali farmaceutiche ha sostituito Dio. Come Dio. E tutti gli dèi sono solo una invenzione umana, così infatti è la scienza serva dei miliardari, una invenzione umana. Quanti milioni di anni ci vorranno prima che capiremo questo crimine contro l'umanità? Eh sì, fate bene, cioè, fate bene, genovesi, a ignorare la vostra stessa vita. In fin dei conti, avete sopportato le alluvioni, avete sopportato lo sversamento di petrolio a mare, avete sopportato il crollo del Ponte Morandi con 43 morti. E quelli che erano italiano erano i nostri, erano genovesi. Eh sì, andremo incontro al nostro destino, è quello che ci meritiamo.